In prima persona, Uomini contro la violenza alle donne, questo è il nome dell'associazione che abbiamo il piacere oggi di presentare e abbiamo qua il presidente, il dottor Nicola Mannucci. Ti ringrazio molto di essere qua e ti ringrazio di aver poter esprimere questa esperienza pordenonese che ci onora di avere un'associazione di questo tipo in un momento sociale così particolare. Allora, grazie di essere qua e grazie di illustrarci quali sono le vostre attività. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie per il graditissimo invito e poi il ringraziamento al mondo del volontariato, in particolare a Sandra Conte, è doppio perché ci ospita, ci ha concesso la possibilità di, come associazione, noi cercavamo una sede, una collocazione e da qualche mese siamo ospiti presso la Casa del Volontariato. E, nel preparare questa breve presentazione ho pensato di raccogliere un po' delle immagini che hanno un po' fino adesso testimoniato il nostro percorso. Noi siamo nati appunto nel novembre del 2016 come atto costitutivo. E siamo un'associazione di soli uomini perché non per discriminazione, ma perché il significato e la potenza espressiva di questa associazione risiede proprio nel fatto che sia formata da soli uomini che si rivolgono ad altri uomini, a tutti diciamo, i componenti del genere maschile, per sensibilizzare la problematica relativa alla violenza sulle donne, che nella maggior parte dei casi è agita dagli uomini, ma non solo, e nella stragrande maggioranza dei casi è agita da uomini, dai mariti, dagli ex fidanzati, da comunque persone maschili del nucleo familiare. Non è lo sconosciuto che passa per strada e che decide di ammazzare una donna. Spesso alla fine di un percorso poi particolarmente tormentato per le donne. E, è un argomento che è, ahimè, drammaticamente attuale da sempre. Ogni anno circa, almeno in Italia, muoiono 150, 140, 150 donne, che è una cifra spaventosa, uno ogni 2-3 giorni, ad opera appunto di un uomo. È un problema che sicuramente ha delle implicazioni di carattere culturale perché diciamo, da sempre c'è una forma di ritenuta prevaricazione maschile sul genere femminile basata poi su che cosa? Assolutamente incomprensibile, però di fatto c'è. E quindi una situazione che va contrastata a livello culturale, cercando appunto di modificare questo atteggiamento che peraltro si manifesta anche mi viene in mente, sulle differenze di retribuzione a parità di qualifica che ancora adesso esistono. Quindi c'è un problema di discriminazione sia sul lato economico, ma adesso quello che a noi interessa come associazione è relativo proprio al fatto di rispetto del diritto di una donna, magari di non essere d'accordo con il tema, di poterci discutere senza diciamo, compiere gesti violenti. Analogamente ad altre esperienze nazionali, ci sono altre associazioni che sono nate ben prima di noi, che hanno appunto questo scopo e che hanno questa caratteristica di che, essendo formata da uomini, si spera che possano in qualche maniera incidere sulla componente maschile della società. È un'operazione molto complicata, comunque tanto noi ci proviamo. Per andare avanti. Ok. Ecco, questa è la sede dove noi ci troviamo, in Via De Paoli. Questo è un momento di una riunione. L'associazione appunto è composta al momento di 13-14 uomini che provengono in maniera assolutamente casuale da diciamo,
esperienze professionali completamente diverse. C'è il libero professionista, c'è il commerciante, c'è il medico, abbiamo anche uno psicologo nel nostro gruppo, un insegnante. È estremamente eterogenea come composizione. Questo è un momento appunto della nostra riunione, questo è il gruppo con una maglietta dedicata e questo è in occasione di un evento, ecco, diciamo tra i nostri obiettivi c'è appunto quello di una diffusione, di una sensibilizzazione, e la sensibilizzazione passa inevitabilmente anche per diciamo manifestazioni di carattere culturale o ricreativo, insomma, quindi questo è uno degli esempi. Abbiamo fatto, se non ricordo male, nella galleria dell'Ipercop una presentazione di un disco di cui vi parlerò tra poco. E invece il primo evento che mi preme sì, ricordare, ricordo anche con piacere, che abbiamo organizzato ad agosto dell'anno scorso con i Papu alla Chiesa di San Francesco durante l'estate in città, che hanno messo in scena questa lettura scenica parlando di tre esempi tratti dalla letteratura di tre figure femminili che, ahimè, poi perdevano la vita e sono stati bravissimi i Papu, che hanno iniziato con questo, non lo sapeva nessuno come avrebbero iniziato tantomeno noi, e abbiamo iniziato l'evento con loro travestiti da Lidia e Fernanda, mi sembra che siano i loro personaggi, poi, e questo è stato il nostro primo la nostra prima uscita, diciamo, a livello culturale. Ecco, il problema che si pone è che la stragrande maggioranza delle presenze del pubblico era femminile, non è questo quello che noi cerchiamo. In realtà cercheremmo di sensibilizzare i maschi. Non è facile farli venire, non è facile parlare di queste cose. Adesso col gruppo stiamo cercando di trovare delle iniziative che in qualche maniera possano stuzzicare la presenza più maschile rispetto a quella femminile, perché le donne sanno benissimo di che cosa stiamo parlando. Gli uomini forse lo sanno, ma preferiscono non. Questa è sempre quella sera, c'era stato anche un intervento della Presidente della Commissione regionale. Questo è un altro evento che è stato fatto, se non ricordo male, a Roveredo, al comune di Roveredo. Vedete, noi ovviamente ci interfacciamo, ma per ovvi motivi, con Voce Donna, che è diciamo, non è il corrispettivo nostro nella maniera più assoluta. Voce Donna si occupa, ormai ha festeggiato da poco i 20 anni di attività, di accogliere e di sostenere le donne che sono già state vittime di violenza. Quindi, e noi ci relazioniamo perché chiaramente hanno tutta una serie di informazioni e di conoscenze che ci possono essere utili in qualche maniera per capire questo fenomeno e soprattutto per cercare di in qualche maniera fronteggiarlo. Ecco, questa è la presentazione sempre di questo disco, e questo disco, vi dico, è stata un'iniziativa di un cantautore di Azzano Decimo che si chiama Pablo Perissinotto, forse qualcuno di voi conosce, che ha deciso di dedicare il terzo album che ha pubblicato, che è uscito da poco, alla nostra associazione. Ci sono 13 tracce, di cui alcune parlano proprio hanno come tema proprio la violenza agita contro le donne. I proventi della vendita di questi CD sono dedicati a favore della nostra associazione. Noi lo stiamo promuovendo e anche, diciamo, con diverse serate. E penso anche di potervi dire in anteprima che, se non ricordo male, il 17 novembre all'Auditorium Concordia
ci sarà un concerto di Pablo Perissinotto insieme a Grazia De Micheli e anche ad altri ospiti, che aprirà la settimana contro la violenza sulle donne, la settimana che poi culmina col 25 novembre, che è mi pare la giornata mondiale contro la violenza. Non facciamo solamente spettacoli, ma non è il nostro mestiere. Abbiamo organizzato questo evento, secondo me è stato molto molto interessante, a maggio, con un titolo che a noi era venuto in mente perché io una delle cose che francamente faccio ancora fatica a capire è che quando leggo sul giornale l'ennesimo femminicidio, vai a leggere la storia e la donna aveva denunciato, aveva detto, aveva ridetto, cioè non è una cosa così che è insorta improvvisamente, è il culmine di una cosa che si trascina magari da anni e quello che più mi colpisce, mi fa rabbia è che com'è possibile di non essere riusciti ad anticipare o a proteggere queste donne. Un po' a volte magari le donne ci mettono del loro nel senso che cercano sempre di concedere una chance ancora al compagno che comunque le ha picchiate, ha mancato loro di rispetto, però poi le fa regali, poi cioè, perché fondamentalmente gli vuol bene, quindi vuole dargli un'altra possibilità. Però, diciamo, siccome capita spessissimo che ci siano state segnalazioni, denunce, tutto quanto, sì, c'è l'obbligo di magari di stare lontano 100 metri dalla donna e tutto quanto, però poi tutte queste cose vengono disattese. Allora abbiamo pensato di organizzare questo convegno in cui avevamo invitato il presidente degli avvocati, un magistrato del tribunale, e le forze dell'ordine, la presidente di Voce Donna, il sottoscritto. E direi che è stato un convegno molto ben riuscito, sia per la presenza di pubblico, anche in questo caso, come vedete, la maggior parte di carattere femminile, però comunque è una delle tante cose che adesso probabilmente riproporremo, perché comunque i mezzi legislativi, da quello che mi pare di capire, ci sono, ci sarebbero, e allora se ci sono devono essere applicati, perché altrimenti se le donne continuano a morire, ad essere uccise dai loro compagni o dai loro mariti o ex mariti, vuol dire che qualche cosa non funziona nel sistema. Nel sistema di prevenzione. Ecco, questa invece è un'altra serata che abbiamo, vi vedete Pablo Perissinotto e il suo chitarrista. Questo è Buono, esatto, e questi siamo noi e siamo nella nostra, diciamo, precedente sede che avevamo prima di essere ospitati la casa del volontariato, e siamo con le donne della FIDAPA che ci hanno così voluto contattare e abbiamo fatto una serata insieme e proprio per sensibilizzare, poi vedete, è stato anche oggetto poi di una segnalazione da parte della stampa. Un'altra cosa che abbiamo in essere è un concorso in memoria di Stefano Tessadori, che credo molti di voi conoscano, che era un nostro associato che è mancato a gennaio improvvisamente, e per ricordarne la memoria abbiamo pensato di organizzare un concorso per gli studenti delle scuole superiori dove Stefano insegnava, e abbiamo bandito un concorso che si chiuderà ai primi di novembre, scegliendo appunto di offrire la possibilità agli studenti in gruppo o autonomamente di preparare non degli elaborati, perché abbiamo fatto una scelta politica precisa di voler sollecitare i ragazzi, sempre anche per un'opera di ovviamente di informazione, su alcune cose a cui Stefano teneva in modo particolare, quindi per
sia rappresentazioni video, sia disegni, sia arti grafiche, e abbiamo ricevuto una sessantina di contributi. Adesso la giuria sta lavorando sulla selezione di questi contributi. Il premio è rappresentato in un premio in denaro che dovrà essere utilizzato dai vincitori per attività di tipo culturale o formativo e tutto quanto. Vi do anche qui una notizia ufficiosa, nel senso che la premiazione di questi studenti avverrà durante la settimana contro la violenza sulle donne, penso al Teatro Verdi. Ho l'incontro proprio oggi pomeriggio con il presidente Alessio per definire i particolari, e comunque faremo sapere a mezzo stampa quando sarà questo, e sarà un altro momento, oltre che per sensibilizzare gli studenti, che è una cosa, che è un'attività formativa che noi comunque facciamo e vogliamo fare, e facciamo anche insieme a Voce Donna, anche per ricordare l'amico Stefano. Questo è la copertina del CD. Le foto che vedete sono foto che sono state fatte quando c'è stata a Cinema Zero una proiezione di un film sull'argomento sempre, e c'era stato la possibilità, erano state fotografate tutte le donne, tutte quelle che volevano, chiaramente tutti i volti femminili che poi sono stati messi insieme proprio per manifestare questa cosa. Altro incontro, questo è a Porcia, sempre con lo psicologo del nostro gruppo, ospiti del Lions. Ovviamente noi cerchiamo partenariati un po' in giro per tutte le realtà sociali che ci sono. Questo ripetuto ancora con Pablo, che si è portato dietro la chitarra e ha suonato anche qualche brano del... E qui ancora ad Alzano Decimo abbiamo avuto anche lì una... Siamo partecipato ad una serata insieme anche ad Asia Gripanti, che è una cantautrice. Sempre per sensibilizzare l'opinione pubblica, abbiamo anche partecipato insieme al comune di Pordenone a questa marcia di solidarietà che è stata realizzata il 21 luglio con un tempo che minacciava piogge torrenziali, e invece per fortuna sono cadute proprio poche gocce. Siamo riusciti con una buona presenza. E poi ci siamo anche occupati recentemente, c'era la maratonina, di fare un spugnaggio per i partecipanti alla maratonina, e poi con il nostro gazebo in centro. Concludo con questa nota così simpatica. Abbiamo anche una pizza, nel senso che abbiamo un ristoratore di Porcia che ha voluto dedicarci una pizza, e quindi se andate a mangiare prendete quella, diciamo una parte dei proventi vengono indirizzati alla nostra associazione.